Secondo giorno di IFA, morti e stravolti, oggi tanti appuntamenti che si sono conclusi con lo showstopper. Iniziamo però con i primi che si sono svegliati stamattina, ovvero Riccardo e Gabriele. Stranamente. Avete fatto colazione da Tom Tom? No, non c'era... c'era il caffè da Tom Tom. Però la prossima volta che si fa una colazione di lavoro, fatela vedere. Tom aveva bella roba, no? Io ho provato subito i nuovi Runner 3, Spark 3 e l'Adventure. E il Touch, che è il fitness tracker. Gli Sportwatch molto fighi, nulla di rivoluzionario simile a quelli dell'anno scorso, però più leggeri e prezzi sempre soliti. E invece il Touch, il fitness tracker è figo perché misura la massa grassa e la massa magra. Fantastico, sarei fuori scala, bestia. Sì, ma non si può misurare a così, servono tutta una serie di impostazioni, quindi siamo andati a fiducia, però... E poi ha presentato uno scooter, Tom Tom. E poi ha presentato gli scooter che ha provato. No, sì, poi c'erano i prodotti dedicati al mondo delle auto, ma anche degli scooter, perché hanno presentato il primo navigatore per scooter. Noi subito abbiamo pensato in Italia questo dura 5 secondi, no? In realtà si svita molto facilmente, poi si stacca, così uno se lo mette in tasca. È interessante. Sì. Ho qualche dubbio che magari uno si possa distrarre un po' troppo, perché poi, per esempio, c'è la cosa che ti chiama tua mamma, ti spunta la foto della mamma, no? Sul coso. Quindi magari ti spaventi, no? Stai guidando. Però è carino perché comunque c'è il Turn by Turn, quindi comunque puoi impostare la direzione. Interessante, cioè, c'è anche un sensore che. Una specie di tracker per l'auto, anche questo è interessante. Comunque vi rimandiamo ai video per tutti i dettagli. Poi dopo cosa dopo c'è? Abbiamo fatto Huawei. Siamo andati da Huawei al Velodrome, ha presentato i nuovi Nova. Allora, di cui uno davvero molto bello, perché è un telefono che Riccardo ha amato tantissimo, che è il Nexus 6P, ma in versione un po' più piccolina. Ovviamente si chiama Nova, Huawei Nova, poi c'è il Huawei Nova Plus che di Nova, nel senso, cioè il design è completamente diverso, cioè sono due prodotti completamente diversi dal punto di vista del design, caratteristiche tecniche leggermente diverse, un 5.5, un 5.2, mi sembra, un 5, adesso non ricordo benissimo come, vabbè. Il 5, trovate... Nova è 5 pollici, 5.5 l'altro. E 5.5 l'altro, poi ha presentato il MediaPad M3, 8.2 pollici, display 2K, interessante, abbastanza, sì, sempre, sì, poi sì, c'è sì, Harman Kardon e c'ha un chip audio giusto, sì, realizzato, sì, con, sì, HG, esatto. Soluzioni audio un po' più particolari. E poi abbiamo conosciuto anche il nuovo Deputy General Manager Mobile, adesso c'è una sigla lunghissima, Pier Giorgio Furcas di Huawei, con cui abbiamo intrattenuto una piacevole conversazione che troverete nelle prossime ore su HT Blog. Dopodiché c'è stato verso pranzo Sony, giusto? Sony che ha finalmente presentato due nuovi smartphone che fondamentalmente sono uguali ai vecchi, quasi praticamente, no? Tu l'hai fatti? Parla tu. Sì, no, intanto partiamo da un presupposto che li presentano subito. Cioè, intanto il CEO di Sony, che è una persona fantastica, io amo quest'uomo, è sempre molto concreto, ha cominciato la conferenza dicendo so che voi giornalisti, che voi appassionati siete un po' arrabbiati con noi perché abbiamo sbagliato delle cose, però vogliamo rimediare. Tra queste cose ci sono gli smartphone che arriveranno subito, quindi ad esempio il Compact arriva la settimana prossima, l'XZ arriva a fine mese o inizio del mese prossimo, comunque nell'immediato. L'XZ mi è piaciuto molto. Cioè, poi c'è uno stabilizzatore a 5 assi, quindi si può davvero utilizzare il movimento. Ma secondo te hanno rimediato, secondo te, a quanto fatto negli ultimi mesi? Ma non lo so, però dal punto di vista software comunque la fotocamera mi è sembrata abbastanza... Invece abbiamo sempre continuato un po' a ragionare sul discorso di un telefono serie dietro Z, l'altro, serie poche cose, un po' di... L'X Performance è uscito da un mese e adesso esce fuori l'XZ, che è fondamentalmente identico a livello hardware, esatto, ma ha una fotocamera migliore e un po' diverso a livello estetico. Bah, insomma, comunque, però al di là di smartphone... C'erano le cuffie a riduzione del rumore, poi le proveremo con calma. Sì, giorni c'era una nuova Action Cam 4K identica però con una stabilizzazione più fica. Un nuovo sensore, poi non mi ricordo. Poi c'era l'orologio stampato. No, c'erano dei prototipi, tanti prototipi carini, proiettori, cose varie, e poi c'era una versione finale dell'orologio Ink. Ah, ok. La versione perché quello che era stato fatto con quel crowdfunding era una bozza. Ok.
Questo era molto più figo, carino, tra l'altro che si può cambiare adesso il colore e tutta la forma via l'app. E la cosa bella è che il cinturino è Yink, quindi il cinturino è un display, ma bellissimo. Magari ricevi una notifica un sul quadrante. No, non si sa il prezzo, non si sa neanche quando arriverà. Ho sentito una cosa non si poteva dire, bene, ottimo. Né poi, quando né come. Dopo c'era... Noi siamo andati da Ayer, e nel mentre voi siete andati da? Noi siamo andati... ZTE. Da ZTE, esatto. ZTE che ha presentato il Laxon 7 Mini. Che è un prodotto sicuramente molto interessante, 299 euro, Snapdragon 617, 3 giga di RAM, ma soprattutto un chip integrato per l'audio in alta definizione con HKG, sempre con loro, c'è un chip dedicato, due casse stereo anteriori, un prodotto sicuramente da tenere in considerazione nei prossimi mesi, perché costa 299 euro, quindi insomma quello ha presentato e quello c'era, fine. Poi ultima, mi sembra che abbiamo Nefos, no, vai Nefos, vai. Allora, abbiamo perso una mattinata alla conferenza Samsung, e lui da LG, vabbè, da Samsung non hanno fatto vedere nulla, se non spiegato le tecnologie delle TV nuove, super ultra HD, queste smart home, così. Però c'è il City Cube che è allestito benissimo e stupendo, quindi domani faremo un video tour per mostrare tutte le smart lavatrici, c'è il frigorifero che controlla cosa c'è nel frigo. Ma ho visto il frigo con Windows. Fighissimo. No, quello che LG, cioè, è lui. Ci sta tenendo le luci da dietro. È il frigo con Windows che ci dai poi. Quello di Samsung fa le foto ogni volta che chiudi lo sportellino, in modo che controlla quando vuoi dello smartphone, controlli cosa c'è, cosa ti manca, cosa puoi cucinare con quello che hai nel frigo, sta roba qua. Vedi? Ma sono bellissime e domani facciamo il tour. Poi abbiamo perso tutto il pomeriggio, da pranzo pomeriggio, per raggiungere dall'altra parte di Berlino. Una cosa che potevamo evitare, perché lo posso dire proprio spassionatamente, diciamo, non era proprio la cosa migliore della giornata, perché c'era sto smartphone che poi era uscito un altro, lui ride, cioè è uscito un altro che è rimasto TP-Link Nefos X1 Max, che però era nella teca protetto da persone con pistole, quindi non potevamo avvicinarci. Però per arrivare lì c'era l'allarme bomba, c'era anche, ce l'ha fatto Stefano, è stato intelligente, ha detto scendiamo prima che esploda. Siamo anche scesi, poi siamo risaliti appena hanno allontanato sto pacco abbandonato, così. E niente, poi era lì era. È uno spin-off questo, no? È una serie TV che ha appena cominciato. Che cattiveria, poi il telefono. Siamo lunghi, poi? Poi c'è stato Showstopper. Noi siamo stati da Ayer. Due smartphone Android, no, uno smartphone Android economico, 149 euro. E qualche tablet. Due tablet Windows economici, anche questi. 200 euro all'incirca. Poi sono venuti a Showstopper. E Showstopper c'erano mille produttori, qualcosa da mangiare, tanti prodotti che già sono stati provati. Vi ha colpito qualcosa in particolare? Il Garmin, ho visto il Forerunner economico, carino di base, però carino, HP. Il mini PC di HP, lo Slice, è davvero molto molto bello. Lenovo, anche c'era della roba che ieri non c'era. E di tutto Showstopper, di quasi tutto, troverete i video online tra stanotte e domattina. E domani si riparte con il primo vero giorno di Fai Giorno Zero, in cui la fiera è aperta e si girerà tra gli stand. Con questo video recap è tutto, un saluto da tutti, i presenti e gli assenti che sono là dietro. E chi vuole vedere il backstage, ho messo appena adesso una foto del... Vada sul live continuo dalla fiera. Ciao a tutti, a domani, ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Qui si spegne. Vai. Oi. Penso che si annoia. Io in prima fila. Anto. Che cazzo, smetti. So, ma non puoi avere... Ma che cazzo è? Sono lo stesso. Questi sono i cinesi che mandano dentro. Pronti? Mamma mia, non siamo troppo sparati. E questa sarà parte del backstage finale del video, ovviamente. Più lontano, vai più lontano. L'ho messo ieri. Hai visto? Così va bene? Vai, va benissimo. Anto, stiamo già registrando. Ah, fighissimo. Pronti? Cosa. Ok. Via. Con Luca. Levate un po'. Primo giorno di IFA. No, parti tu. No, non è il primo giorno di IFA. Ultimo giorno prima del primo giorno di IFA. No. Dai. Occhio agli zaini. Sì, occhio agli zaini. Allora, innanzitutto occhio agli zaini. Aspetta. Vai. Secondo... guarda là!